Posso andare? Ci ha raggiunto allo stand EICMA per l'edizione 2012 della Kermesse Internazionale delle Moto Enrico Annoni, un amico, un appassionato di due ruote ovviamente, e a lui chiediamo com'è andata il primo giro, primo assaggio, novità, cosa hai visto, cosa si respira, insomma, Enrico, dal tuo punto di vista. Intanto voglio salutare tutti quanti e sono contento di essere qua, anche perché comunque dove ci sono le moto io sono sempre felice. Poi vabbè, si respira non tantissima aria nuova, però comunque ci sono delle moto nuove, si cerca di, penso, di far recuperare un po' anche il mercato delle moto, perché comunque sai, la crisi c'è. Ma ho visto lo stand MV che comunque ha presentato questa nuova moto, la rivale, che poi a me piacciono, tutte queste naked così estremizzate, mi piacciono molto. Mi è piaciuta l'F4, anche se comunque magari un po' l'estetica uguale, però con delle belle innovazioni, no? Sì, delle innovazioni molto belle. E poi cos'è, altre, la Vespa, bella, design puro, bellissima, eh? Che l'anno scorso era un prototipo, quest'anno molto bello. E poi vabbè, dai, poi l'ambiente è sempre l'ambiente dell'EICMA, della fiera, mi piace molto. Senti, ma secondo te dove si sta dirigendo il mondo moto? Cioè, mi rendo conto che le potenze sono diventate un problema, non tanto nella gestione, ma che ti portano ad andare forte, i limiti del traffico, i limiti di velocità. Arriveremo a delle moto un po' più, tra virgolette, umane, un po' più a misura d'uomo, per avvicinare di nuovo i giovani alle moto, perché mi sembra che i giovani ormai abbiano ben altre passioni, la tecnologia, l'elettronica, il multimediale, ma manca un po' forse quello che noi vivevamo da piccoli, quando a 14 anni dicevi voglio il motorino, poi la moto e poi in crescendo. Cosa ne pensi? Quello sì, è vero, hai detto bene. Il problema è che non è tanto, penso, il fattore motoristico o motociclistico, ma quanto il fattore di sicurezza che abbiamo noi per le strade, che manca, penso. Ci sono, da quando eravamo noi, ovvero da quando ero io, perché sono molto più vecchio di te, giovane. Grazie, ma non è così. Si andava in giro all'inizio con la Salta Force, poi si bocciava, però c'erano molto meno pericoli e molto meno macchine. Adesso sono più macchine, le strade sono rimaste uguali perché sono state migliorate, di conseguenza tu mettiti nei panni di un genitore che, pur di non far andare il proprio figlio in moto, magari gli prende la PlayStation stando in casa 24 su 24 con questo videogioco, che è poi deleterio anche per quanto riguarda non solo a livello motorista ma anche a livello fisico. Chiarissimo. Ultima domanda, la tua moto ideale cos'è? Fuori strada, stradale pura, racing, il sogno qual è? Tutte. No, la mia moto ideale è una naked. A me piace molto questo tipo di moto, infatti ho una naked a casa, mi piacerebbe adesso prenderne un'altra. Mi piace questa, la moto nuda estremizzata, un po' anche, come passami in gergo, pacciucata. Ci sta. E di conseguenza questa, dai. Poi mi piace andare in pista, tu lo sai, mi piace andare a fare enduro, mi piace andare nel deserto. Di conseguenza basta che c'ha due ruote e un motore, mi piace tutto. Ecco la verità, quindi due ruote e un motore, questa è l'EICMA, Enrico Annoni, edizione 2012. Ciao. Ciao.